Continua con grande successo il tour del vicepremio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Nella sola giornata di ieri ha visitato Teramo, Montorio, Sant'Onofrio e Villa Zaccheo di Castellalto. Ormai, come dire, il ministro è di casa in Abruzzo, ci dice il segretario regionale Lega Luigi Deramo nel presentarlo. Dopo 90 minuti di attesa, eccolo al Cavallino Rosso, il famoso ristorante sulla Teramo Mare di Villa Zaccheo. Ma prima di scendere in sala, dove l'attendono circa 1000 persone, si è soffermato un attimo con gli amministratori della Valle del Fino, insieme al presidente della provincia di Teramo, ingegner Camillo D'Angelo, e la consigliere regionale Simona Cardinale, che ha organizzato l'incontro con il ministro. Sul tavolo della delegazione il sindaco di Castiglione Messer Raimondo Vincenzo D'Ercole, il sindaco di Bisenti Renzo Saputelli con il suo vice Umberto Di Sabatino ed il sindaco di Arsita Catiuscia Cacciatore con il suo vice Ettore Trosini. Scendiamo in sala sul palco ad intrattenere il segretario regionale Lega Luigi Deramo. In prima fila il presidente Marsiglio, Pietro Quaresimale, il sindaco di Giulianova Ivan Costantini, Francesca Persia, l'ex assessore regionale Abruzzo Berardo Rabuffo ed il manager ASL Teramo Maurizio Di Giosia. La delegazione ha chiesto con forza il finanziamento del tratto Pedemontana Marche Abruzzo Molise, più precisamente la Capsano Bisenti, un'opera ritenuta indispensabile e strategica per fermare l'esodo, lo spopolamento. Per questo motivo la Valle del Fino aspetta una galleria di circa 900 metri che sarebbe una soluzione per porre fine allo spopolamento del territorio della Valfino. Vediamo. Prego Alberto. Grazie Luigi, io non sapevo di aver meritato l'onore di aprire i lavori di fronte a una platea così, così nutrita e così vibrante di entusiasmo per la politica e per la buona politica, per la politica che ha saputo meritarselo, questo entusiasmo con la concretezza delle sue proposte, con la fedeltà al programma che si era data. Naturalmente la politica è fatta da uomini, gli uomini sbagliano, sono imperfetti, nessuno pretende di avere la verità in tasca, nessuno pretende di risolvere i problemi istantaneamente, ma credo che se siete qui è anche perché guardando a dove eravamo 5 anni fa non potete non riconoscere i progressi che in regione sono stati fatti, grazie anche alla proposta del centrodestra che ha saputo portare in consiglio regionale, in giunta, una squadra di persone competenti, dedite al loro territorio, integre, che hanno saputo traghettare la regione attraverso un periodo, una legislatura regionale che coincide sfalsata in un anno con quella nazionale, sotto diversi profili. Mi basta dire che la regione, come sapete, è l'organo amministrativo su cui incombe l'amministrazione della sanità pubblica e abbiamo attraversato la più grande pandemia. Sì, lo sappiamo qual è quella infrastrutturale, tante realtà meravigliose dal punto di vista imprenditoriale in tutti i settori, nelle costruzioni, nella manifattura, nell'agricoltura, nelle filiere agricole di qualità, sono compresse nel loro potenziale per la mancanza di accessi rapidi ed efficaci. Ma è bello così, siamo allenati questa mattina, sale piene a Pescara, poi a Teramo, poi la cosa più bella, insomma, questa è stata una delle giornate più belle della campagna elettorale perché a Isola del Gran Sasso c'era il raduno degli alpini di tutto l'Abruzzo, un popolo meraviglioso, un'associazione meravigliosa, ho passato il pranzo con loro, siamo stati benissimo, incontriamo gente autentica, tanto affetto, quello che continuo a sentire anche dentro questa sala e presto dovrò andare a trovare altri amici, non dobbiamo fermarci oggi nell'andare a cercare tutti, nel parlare con tutti, nel raccogliere e incoraggiare l'uno con l'altro per questa vittoria finale, non dobbiamo fermare l'Abruzzo, noi dobbiamo avere chiaro che cosa può accadere al contrario e io voglio partire da un dato, questa provincia è una provincia che ha una particolare vocazione turistica con le sue spiagge, con la sua meravigliosa montagna, il versante Teramano del Gran Sasso è quello sicuramente più scenografico e spettacolare, i panorami
le cartoline che offre sono impareggiabili. È un territorio particolarmente vocato a una disciplina, a uno sport, a una pratica che oggi è anche diventato in tutto il mondo il vettore principale del turismo, cioè il ciclismo. Non a caso qui ogni anno la Tirreno Adriatico corre e fa le sue tappe, i suoi arrivi, le sue partenze prima di concludersi nelle Marche, e noi riportiamo quest'anno anche il Giro d'Italia con l'arrivo a Prati di Tivo, facendo riscoprire all'Italia e al mondo una località turistica che purtroppo la mala gestione della provincia di Teramo degli anni passati, l'abbandono i problemi nella gestione della funivia hanno provocato e prodotto negli anni un declino che la bellezza di quel luogo non mette. Noi abbiamo voluto investire sul Giro d'Italia e sull'arrivo a Prati di Tivo perché potesse essere anche un'altra occasione di rinascita, una spinta agli imprenditori che ci sono e che stanno investendo su alberghi, sulla ricostruzione e la ristrutturazione degli alberghi esistenti, o addirittura internazionale come Stivol nella realizzazione di un progetto molto molto avveniristico e di un investimento molto importante. Perché racconto questo? E nei prossimi giorni sarò a Giulianova con il sindaco all'arrivo di una delle tappe appunto della Tirreno Adriatico. E bene fa il sindaco di una grande città a investire anche le risorse proprie insieme alla regione perché certi eventi possano accadere, perché quel giorno, quando è giovedì, giusto? Giovedì ci saranno 175 televisioni collegate che vedranno Giulianova, vedranno il nostro mare, vedranno la nostra montagna, perché vedranno tutta la tappa, e ancora di più saranno quando ci sarà il Giro d'Italia. Questi eventi sono organizzati dal primo gruppo editoriale nazionale, il Corriere della Sera, Pizzoni Corriere della Sera, che edita la Gazzetta dello Sport, che è la Corsa Rosa, si chiama Rosa, su quelle pagine colorate di rosa. Una delle dichiarazioni più solenni che abbiamo sentito dai nostri avversari è: se vinciamo, togliamo i fondi al Napoli Calcio, al ritiro del Napoli, a RCS, cioè al Giro d'Italia, alla Tirreno Adriatico, e a quello che loro chiamano, nella loro bieca ignoranza, il Festival dei Cartoni Animati, che niente altro è se non Cartoons of the Day, cioè una delle mostre del cambio in miniatura. Lo facciamo in Abruzzo. Con chi parliamo quando parliamo di economia? Con il rettore amico dell'amichetto? No, ma per carità, abbiamo prestigiosi rettori e professori di economia in Abruzzo e non avevamo bisogno che ce lo presentasse Luciano D'Alfonso, quello che secondo lui era il rettore giusto, quello che quando ha fatto il rettore a Teramo ha perso un quarto degli studenti iscritti a Teramo, poi per dirla tutta, no? Quello che ha laureato, li vogliono tutti bene. Negli anni in cui faceva il rettore, l'Università di Teramo ha perso un quarto degli studenti. Questo tanto per capire a chi mette. Ha perso 43 milioni su 48 che gli abbiamo messo in mano per fare il restauro del manicomio di Teramo, oltre che la realizzazione della facoltà di veterinaria. Queste sono le capacità amministrative tanto decantate ai fatti, sono queste qui. Abbiamo realizzato quindi all'Abruzzo Economy Summit, sono venute personalità, ve ne cito solo una per darvi la dimensione di che cosa abbiamo fatto e di come abbiamo trasformato l'Abruzzo, di quale scenario è stato protagonista l'Abruzzo. Edward Luttwak, cioè uno che fa la geopolitica e l'economia mondiale da qualche decennio, da generazioni, uno dei più ascoltati personalità di tutto il mondo. Abbiamo realizzato un'altra serie di eventi che, per parlare della sostenibilità, dell'ambiente, della terra che sarà, infatti lo abbiamo chiamato Terra, anche qui con tutte le principali aziende nazionali e multinazionali che si occupano di energia, di idrogeno, di motori elettrici, di compatibilità ambientale e industriale. Insomma, abbiamo fatto dell'Abruzzo un luogo che finalmente alza la testa. Abbiamo presentato anche la nostra tradizione culturale. In queste ore, in alcuni appuntamenti di questa giornata, mi ha onorato della sua amicizia, della sua presenza e anche del suo esplicito sostegno il maestro Enrico Melozzi, quello che tutti conoscete perché è un nostro conterraneo, ma chi non lo conosce lo vede a Sanremo, è quello che
orchestrava i Maneskin quando hanno vinto, anche quest'anno è stato a Sanremo a orchestrare, e che peraltro non è vicino alla nostra cultura politica assolutamente, ma siamo ancora più orgogliosi del fatto che ci sostiene, perché è uno che ci dice: ho trovato un presidente della regione che mi ha permesso di sviluppare progetti importanti, ha orchestrato, diretto, inventato sul nostro impulso e su nostra richiesta quella notte dei serpenti che per la prima volta ha trasmesso all'Italia intera 1 milione di spettatori su Rai 1, oltre ai 10.000 presenti a parlare a Pescara. Quest'anno la faremo anche in provincia di Teramo, una edizione, e ha dato per la prima volta lustro, prestigio, visibilità, dignità alla nostra tradizione culturale, dialettale, alla musica popolare, alle nostre danze. Questo è quello che abbiamo fatto per l'Abruzzo. Noi non vogliamo riconsegnare l'Abruzzo, e salutiamo Matteo Salvini. Matteo, grazie. Prima di lasciarti il microfono e il palco, io devo raggiungere un'altra manifestazione che sto rischiando di lisciare nell'attesa, però ci tenevo naturalmente a salutarti di fronte alla tua gente, al tuo popolo, al tuo partito che sta sostenendo con grande vigore questa campagna elettorale. E stavo concludendo dicendo questo: noi non abbiamo nessuna nostalgia, io credo che nessun abruzzese abbia nostalgia dell'Abruzzo rassegnato, depresso, ultimo in classifica, fuori dai circuiti, fuori dai collegamenti, fuori dalle connessioni, fuori dalle infrastrutture di mobilità. Ne parlerà il nostro ministro e vicepresidente del Consiglio di quello che stiamo facendo per strade, autostrade. Qui in particolare, Matteo, c'è di riaprire il tema della terza corsia dell'A14. E io voglio concludere raccontando di questo aneddoto, perché io mi diedi da fare negli anni precedenti, durante il mio mandato, quando c'era ancora il governo Conte e poi Draghi, per prendere le regioni della costa adriatica centro-meridionale, dalle Marche fino alla Puglia, passando per l'Abruzzo e il Molise, mettendo insieme regioni che hanno anche orientamento politico diverso, ma abbiamo fatto una sorta di sindacato di territorio per presentare al governo delle richieste congiunte su area vasta, non andando ognuno a mendicare un pezzettino, ma cercando di portare delle richieste sistematiche che avevano come obiettivo quello di colmare il deficit di infrastrutture che nell'Italia meridionale, che guarda all'Adriatico, è il punto più debole e più fragile dell'Italia, perché unisce la tradizionale distanza e gap che c'è tra nord e sud della questione meridionale, anche la distanza e la differenza che c'è tra la costa tirrenica, dove corre l'alta velocità, le autostrade sono a 3 corsie e così via, alla costa adriatica, dove invece le 3 corsie si fermano a Porto Sant'Elpidio, l'alta velocità non esiste, e peraltro per arrivare fino a Bari c'è ancora quel pezzettino col Fratino, tu conoscerai l'argomento per fare il raddoppio della ferrovia. Noi abbiamo aperto questo dossier con il governo all'epoca, e tra queste questioni c'era appunto la richiesta della terza corsia della 14. Quando, durante il ministero di Paola De Micheli, succede che Autostrade per l'Italia presenta il suo contratto, il programma quinquennale di investimenti e di attività, non troviamo niente sulla terza corsia. A nome di questo sindacato di territorio, di queste 4 regioni, protesto, finisce sulla stampa. Il ministro la sera stessa si preoccupa di smentire, di dire no, guardate che ci sta, in realtà chiamò Aspi per dire: fatemi un comunicato stampa per dire che la terza corsia la mettete, la progettate, ne parliamo. Bene, noi che siamo persone che sono abituate, come dire, alla leale collaborazione istituzionale, così dice la Costituzione, prendiamo per buono quello che dice il ministro. In realtà, quando arriva il governo attuale con Matteo Salvini ministro, il viceministro Bignami viene all'Aquila, convochiamo Aspi per dire a che punto sta la progettazione della terza corsia,
e i dirigenti di ASPI, Matteo, ci raccontano che la ministra quella sera gli telefonò per chiedergli un comunicato rassicurante che spegnesse la polemica, annunciando che poi avrebbe formalizzato una richiesta ufficiale di inserimento della terza corsia nel programma, che non è mai partita, una lettera che non è mai arrivata. Noi oggi possiamo misurare la differenza tra un ministro fanfarone, una fanfarona che raccontava bugie e che poi qua l'avete conosciuta anche come commissario della ricostruzione, possiamo ricordare in che condizioni stava la ricostruzione affidata a questa persona che ha applicato alla ricostruzione dell'Abruzzo il metodo Emiliano Romagnolo, cioè confondendo i capannoni industriali del Grana Padano con le case dei centri storici dei nostri borghi. Un risultato tutto fermo, abbiamo dovuto sbloccare anche quello. Quindi la lettera De Micheli era la fanfarona che telefona ad ASPI per dire fammi la cortesia, di a Marsilio che si sta calmo, che la faremo, eccetera, eccetera, e non lo fa perché non ha intenzione di farlo, con un ministro che l'altro giorno ha portato in CIPES insieme a Fitto e a Meloni il rifinanziamento della ferrovia Roma-Pescara, una delle opere infrastrutturali più importanti per l'Abruzzo, che garantirà un salto di qualità enorme nelle connessioni della nostra regione e della Repubblica e la ricucitura dell'Italia dal sud al nord, perché noi siamo esattamente in mezzo e l'assenza di un collegamento forte e di un'infrastruttura capace a questa altezza è un problema anche nazionale, non soltanto regionale. Questa è la differenza, questo significa avere una filiera, non significa avere l'amico con cui parlare che ti privilegia perché sei amico, che sono la maniera stupida e irresponsabile con cui i nostri avversari oggi dipingono e cercano di sminuire il valore di questo rapporto e di questa collaborazione. La filiera funziona non soltanto perché siamo dello stesso partito, dello stesso orientamento e così via, perché siamo amici e ci vogliamo bene e ci frequentiamo da anni e Matteo Salvini ha girato in lungo e in largo l'Abruzzo e se ne siamo tutti i testimoni. La filiera funziona perché siamo delle persone serie, che mantengono gli impegni, che fanno quello che dicono, che se una cosa non si può fare dicono no, ma quando dicono sì si rimboccano le maniche e portano a casa il risultato. Questa è la differenza, la apprezzeranno gli abruzzesi, sono certo che domenica notte Matteo non vi faremo fare l'alba. Mezzanotte prima, quando arrivano tutti i seggi, andiamo a dormire, la rivedete alla casa, tutto questo, e noi vinceremo anche questa partita. Grazie. Grazie Presidente, grazie Presidente. Ed ora, Matteo, qui c'è la tua gente, c'è la nostra gente, le persone che da anni ormai sostengono il nostro e il tuo progetto politico. E sono le persone che ancora una volta daranno la possibilità alla Lega di fare un grandissimo risultato anche a queste elezioni regionali e daranno la possibilità alla Lega di essere ancora una volta la forza determinante del centrodestra, la forza della politica, della concretezza, dell'equilibrio, della stabilità e soprattutto dalla grande visione e strategia. E tutto questo è possibile per il lavoro che è stato fatto dalla nostra classe dirigente, dai nostri eletti, dai nostri amministratori, dai nostri sindaci, ma soprattutto dallo sforzo, dall'impegno di un uomo, Matteo Salvini. Grazie innanzitutto, oggi, ieri e oggi, un weekend bello di ascolto, fra ieri nell'Aquilano e oggi nel Teramano ho incontrato e ascoltato una ventina di sindaci di tutti i colori politici, perché un ministro che si occupa di strade, ferrovie, porti, dighe, case, caserme, se ha coscienza non ascolta solo gli amici, se c'è bisogno di una strada in questa zona non c'è una strada di destra, di sinistra, e questo ci differenzia, perché pensate un po' che anche sulle infrastrutture in Parlamento c'è la sinistra che fa di tutto per non farle fare e per bloccarle, come se ci fossero ponti di destra o ponti di sinistra, ferrovie di destra o ferrovie di sinistra. Stamattina ho cominciato appunto in provincia di Teramo a Montorio,
ho incontrato due che erano sindaci negli anni 90, inizio anni 90, il sindaco di oggi, perché da più di 30 anni, anzi 35 anni, quella comunità chiede un'uscita autostradale lì per inquinare di meno e perdere meno tempo e meno denaro. Ho l'orgoglio, dopo 35 anni, di aver potuto prendere l'impegno, ma non perché si vota fra una settimana, perché poi le bugie hanno le gambe corte. Se io vengo a Montorio una settimana prima del voto, prendo un impegno e dopo tre mesi, chi si è visto si è visto, la faccia è una e io non voglio rimetterci la faccia. Ebbene, la soddisfazione di vedere quei due sindaci, uno dei quali era vicino ai 90 anni, quasi commossi, perché dopo 35 anni c'è l'impegno di ANAS, del ministro, del ministero, ad aprire i cantieri entro l'estate e ad aprire il casello entro il prossimo inverno. Ed è una bella domenica. Ed è una bella domenica. E poi abbiamo incontrato tanti altri imprenditori, agricoltori, ieri nell'Aquilano. Non voglio farla lunga perché è domenica sera e quindi la domenica sera si affaccia al lunedì e come cantava Vasco Rossi, io odio il lunedì, perché ovviamente dopo il lunedì c'è il martedì, quindi qua c'è gente che ha il brutto vizio, secondo me in tanti di voi avete quel brutto vizio, quel brutto difetto di andare a lavorare, pensa che roba all'antica. Pensa quant'è più figa e comoda la vita vista da sinistra dai 5 Stelle, ti pago per non andare a lavorare. Altra roba. Piccolo problema, chi è che paga le pensioni e gli ospedali se la gente viene pagata per non produrre e non andare a lavorare? Oggi ho incontrato tanti imprenditori. Io ringrazio Dio che in Abruzzo ci siano imprenditori che sono la spina dorsale di questo paese, che creano lavoro, che creano ricchezza, che danno opportunità. E quindi anch'io domani mattina, fatto presto, sono a Genova, poi ad Alessandria, poi a Torino e poi a Milano. Insomma, anche domani non mi annoio, però è bello fare il ministro dei lavori pubblici, perché puoi toccare con mano le cose che fai. Neanche un anno e mezzo fa, 16 mesi fa, arrivando al ministero, ho trovato centinaia di opere ferme. È bello perché non il ministro alla guida di una squadra di ingegneri, di architetti, di tecnici, di avvocati, di commercialisti, puoi guardare sulla cartina geografica d'Italia, sulla cartina geografica d'Abruzzo, quello che non è stato fatto e iniziare a programmarlo. Certo, non è che in 16 mesi recuperi 30 anni, però in 16 mesi sulla ferrovia. I sindaci adesso mi hanno presentato, il presidente della provincia, il progetto di Pedemontana. Certo, poi Ascoli Piceno, Teramo, Pescara. Ho chiesto quanto costa? 400 milioni. Facciamo una raccolta fondi. Diciamo... No, però ha senso. Ovviamente io non posso in ogni contesto andare a dire sì, perché poi c'è il bilancio. Però sono contento perché progetti come questi che aspettano da 5, 10, 15, 20, 30 anni... 50 anni! 50, 60, vediamo chi offre... Vicenti! Vediamo chi offre di più, però io me li porto in ANAS, al Ministero, a Porta Pia, e stiamo... e poi ragioniamo. Ovviamente magari non tutto è subito, ma però i primi stralci, i primi lotti, i primi segnali, le prime ruspe, i primi cantieri, i primi operai... Anche perché l'Abruzzo è una terra straordinaria, però nei decenni passati diciamo che da Roma probabilmente non era la priorità, perché guardando la rete ferroviaria e la rete autostradale, io sono arrivato al Ministero e c'avevo il casino della A24, A25, ricorsi, concessione strappata, 2 miliardi di risarcimento danni, niente manutenzioni, sindaci incazzati. Dopo un anno abbiamo ristabilito un po' di ordine, la concessione è stata riassegnata, si investe di più in manutenzione rispetto a quello che era programmato e soprattutto è l'unica autostrada d'Italia, e su questo ci abbiamo messo la faccia e siamo arrivati da dove volevamo, che per 7 anni non avrà neanche un centesimo di euro di aumento del pedaggio, e non succede in nessun'altra parte d'Italia. Però insomma, siccome qua c'erano stati disagi, era giusto che non fossero sempre i cittadini a pagare questi disagi. Non la faccio lunga perché prima di me ha parlato l'amico Alberto Vagnai, ha parlato Luigi, ha parlato il governatore Marsiglio,
qua c'è una squadra compatta, squadra che vince non si cambia. Io ho visto che la sinistra chiuderà la campagna elettorale in Abruzzo col governatore della Sardegna, per carità di Dio, è il bello della democrazia. Però non penso che a uno di Teramo serva capire da uno di Cagliari come deve stare al mondo e come deve votare, ma neanche da uno di Milano, eh. Io infatti non vengo a dire, io penso che gli abruzzesi siano gente sveglia, tosta, caparbia, determinata. L'Abruzzo del 2024 sta un pochino meglio rispetto all'Abruzzo del 2019, passando attraverso il Covid, le guerre, il caro energia, la crisi della benzina, insomma di tutti i colori, però stando ai numeri ci sono posti di lavoro in più, ci sono turisti in più, ci sono aziende in più, ci sono fabbriche in più, e quindi diciamo che chi ha lavorato in questi 5 anni, pur fra mille difficoltà, anche grazie ai cittadini abruzzesi, perché non tutto dipende solo dal tessuto sociale, ci sono dei problemi, invece l'Abruzzo di oggi è un Abruzzo più forte rispetto a qualche anno fa. Pensiamo anche ai lavori della ricostruzione post terremoto, alle tante chiacchiere di chi ha girato per l'Abruzzo dell'assoluto degrado. Io voglio fare 2 riflessioni e poi non la faccio lunga perché è ora di cena per tutti, che vanno oltre la provincia di Teramo. Domenica 10 marzo chi sceglie la Lega fa una scelta chiara, non solo sulle strade o sulla politica regionale, che ci differenzia dalla sinistra. E quindi siamo in democrazia, eh? Io non dico che noi siamo meglio degli altri e non dico votate noi perché se vince la sinistra arrivano i carri armati sovietici, sbarcano gli alieni, le cavallette, no, non, io dico scegliete noi perché noi vogliamo fare questo, questo e quest'altro, e rispetto alla sinistra la pensiamo in maniera diversa su alcuni punti importanti. I carabinieri non possono essere messi sotto accusa, il nostro la divisa va rispettata. Poi su centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa ci può essere qualcuno che sbaglia? Sì. Qua dentro ci saranno medici, insegnanti, commesse, infermiere, avvocati. Può un lavoratore sbagliare le sue lavori? Sì, che stazioni ho fatto da studente? Decine. Quanti? Io ho fatto la tessera della Lega che andavo in seconda liceo classico, quindi ero in quarta superiore, era il 1990. Ha voglia che di manifestazioni della Lega hanno fatto in corteo, sputando in faccia un poliziotto o spingendo un carabiniere, non sei una persona per te. Questo vale per la scuola, con insegnanti di sostegno per gli alunni disabili, eccetera, 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 ha fatto approvare una legge che costa zero, perché a volte anche cose che costano zero possono fare la differenza, però per legge adesso lo Stato sarà legalmente a fianco degli insegnanti che vengono aggrediti in classe dagli studenti o dai genitori degli studenti, perché non se ne può più, perché non è normale. Ormai c'è la cronaca, ed è incredibile, ma lo dico, io ho 2 figli, molti di voi avranno figli e nipoti, ma quando andavo alle medie io, perché ormai non è che succeda ai 20 anni, sono ragazzini di 12 anni che mettono le mani addosso alla professoressa, ma che mondo è, ormai è una cronaca quotidiana, e ripeto, io ho 2 figli, ci deve essere qualcosa che non funziona a monte, però perché quando facevo le medie io e quando ho fatto le superiori io, quindi 35-40 anni fa, ma penso anche a molti di voi, non solo non sarebbe mai passato per l'anticamera del mio cervello mettere le mani addosso all'insegnante. Posso? Mi ricordavo le mie di pagelle, una pagina, e in una pagina capisci se uno ha studiato tanto, ha studiato un pochino, ha studiato zero, può fare di più perché ci sono i voti, ci sono i numeri, ci sono i giudizi. Io alle medie avevo insufficiente, gravemente insufficiente, buono, discreto, distinto, non mi sono sentito frustrato. Adesso io ho letto la pagella di mio figlio l'anno scorso e ci voleva la laurea per capire come andava mia figlia a scuola, perché tu non c'era un giudizio, per ogni materia c'erano 4 righe, più 4, e poi uno lo vedeva in via di prima acquisizione. Cosa vuol dire in via di prima acquisizione? Il maschilato è insufficiente.